Novembre 1989. Passeggia nella foresta il piccolo Toniel Costa. 10 anni. È insieme a un uomo che lo insegue dopo averlo abbordato con la scusa di offrirgli del mango da mangiare. Poi una passeggiata. Poi l'uomo gli tappa la bocca con un fazzoletto intriso in un liquido che O'Toniel non riconosce. È stordito e perde i sensi. Poco dopo, O'Toniel si risveglia. Non ricorda nulla di quello che è successo dopo l'agguato. Lui, che un agguato, non sa neppure cosa sia. Abbassa lo sguardo e vede un rivolo di sangue che sfreccia lungo le cosce.